Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con la striscia informativa negli spazi di tvreport.it con i fatti più importanti della giornata. Iniziamo subito con la cronaca da Città di Castello, dove la polizia tifernate ha denunciato ben 3 giovanissime straniere per ricettazioni. Le donne infatti avevano utilizzato il cellulare rubato ad una pensionata durante l'orario della messa. Proseguiamo ancora con le notizie dalla comune tifernate. Non si sono fermate neanche questa notte le ricerche per Ada Capaccioni, da tutti conosciuta come Dina, la donna di 79 anni scomparsa nelle campagne tra Città di Castello e Pietralunga. E ancora, restando nel comune tifernate, si sono sentiti male dopo un pranzo. Un'intera famiglia, originaria residente proprio in Alto Tevere, fra cui una donna incinta di 8 mesi, sono andati di corsa in ospedale. Fortunatamente per 4 di loro, dopo un paio d'ore nel reparto di astanteria, sono ritornati a casa, mentre la donna incinta è rimasta in osservazione nel reparto di ostetricia e ginecologia. Ci spostiamo questa volta ad Umbertide, perché un'anziana di 66 anni è riuscita a mettere in fuga 2 ladri che cercavano di forzarle la porta, accaduto alcuni giorni fa nella prima periferia del comune Alto Tiberino. E concludiamo con Sansepolcro, lavori ai richiedenti asilo per migliorare l'integrazione. È un tema molto dibattuto, ha spiegato il vice sindaco Andrea Lorenzi, pronunciando proprio una riunione in prefettura su questo tema. Bisogna trovare una soluzione tecnica più opportuna e sicuramente sono percorsi che favoriscono l'integrazione. Vi ricordiamo che per tutte le news in tempo reale basta collegarsi al nostro sito internet all'indirizzo www.tvreport.it.